Poi vi dico anche che ho cercato di capire, no? Di accostare anche più da vicino quello che è stato fatto fin qui e che è stato anche visibilizzato. E quindi mi è sembrato molto positivo. Non sto facendo dei complimenti, ma porto degli apprezzamenti a partire da quello che ho potuto acquisire e accostare. No? E quindi mi sembra che siate su una buona strada per costruire quello che è stato chiamato in un articolo un fertile spazio di cittadinanza. Beh, questo è sembrato un modo molto interessante e così molto anche attuale di definire quello che si sta facendo. Adesso mi metto un po' a fianco a voi per introdurre qualche interrogativo e un po' qualche suggerimento, qualche suggestione per partecipare anche attivamente a portare avanti questa strada che avete iniziato. Allora, c'è una prima parola su cui porto l'interrogativo, è la parola incubatore, che è circolata un po' nei vostri scambi, nei vostri discorsi, negli articoli che sono stati scritti. Allora, secondo me, incubatore è qualcosa di interessante perché collega alla nascita, ma mette anche in campo l'idea che è una nascita pericolosa, a rischio, anche a rischio di morte, no? E si consegna a qualcosa che rischia di essere l'incubatore-incubatrice. L'incubatrice è un apparecchio in cui si mettono i bambini che nascono con tante difficoltà. E diciamo, a me sembra più interessante pensare che anche le cose che nascono, le iniziative, le persone che nascono in difficoltà, trovano delle possibilità di crescere attraverso delle relazioni e quindi attraverso l'impegno a cercare di capire in queste situazioni che appena appena si rivelano, no? Bambini che nascono prematuri. Ecco, possiamo usare questa metafora per dire che nei contesti sociali, quelli che voi frequentate, con cui vi siete in contatto, con cui avete rapporti, sì, ci sono dei nuclei di interazione sociale prematuri, cioè nel senso che non sono arrivati ancora a esprimersi, non sono ben visibili, no? Sono degli accenni di nascite possibili. Ecco, queste credo che vadano scoperte con grande attenzione, con grande cura, con tante interazioni, no? Tra operatori che si occupano di servizi sociali territoriali e operatori che si occupano di servizi culturali, no? Perché fanno riferimenti a aree diverse, ma in cui possono sorgere delle scintille, possono farsi avanti degli elementi che possono crescere, no? E quindi mi sembrerebbe interessante andare su questa strada del ricercare per scoprire quello che appena appena si rivela e che ha bisogno quindi di essere seguito, accompagnato, ascoltato, anche rischiando, perché non si sa se nascerà davvero o no. Ma comunque proviamo, quindi in questo senso la vostra attenzione all'ascolto è molto significativa, perché è un ascolto che osserva, non è l'ascolto solo con le parole, è un ascolto che è indirizzato a scoprire, a mettere in luce e quindi è anche osservazione, è osservazione di indizi e valorizzazione di indizi, così. Ok,
Un secondo elemento che mi sembra importante rispetto a questo è che questo ascolto c'è se è accompagnato, cioè se dura per un po' di tempo, non va, non può essere un vedo e vado, ecco. Vedo e avendo visto guardo un po' meglio, scopro, distinguo, accompagno. Utilizzo uno spunto che mi è stato dato per offrirne un altro e così via. Sì, con un controllo, ecco, mi ero segnata questo, perché a volte in queste fasi iniziali il controllare rischia di affossare, rischia di reprimere, no? Quindi è un controllo che va solo utilizzato per avvertire di non sbandare, per non prendere delle strade che rischiano di portarti fuori strada, ma è importante che sia un controllo molto leggero e molto, diciamo, molto di accompagnamento, ecco, molto di sostegno più che di indirizzo in senso precostituito. Una terza parola che metto, porto alla vostra attenzione è la parola obiettivo. Perché ogni problema può diventare un obiettivo se è prendibile. Se non è la disfunzione, questa è un'altra distinzione che faccio a volte perché c'è confusione su questo. Spesso si confondono le disfunzioni con, per esempio, la dispersione scolastica di cui vi ho parlato prima, è una disfunzione. Rispetto alla disfunzione abbiamo bisogno, attraverso la conoscenza, di individuare i problemi che contribuiscono a creare questa disfunzione. Allora, i problemi della dispersione scolastica spesso vengono attribuiti ai ragazzi o alle famiglie. Io credo che con una visione più attenta, più sofisticata, più sottile, più perspicace, si arrivi a capire che sono problemi di rapporto tra insegnanti, tra loro. E ragazzi tra loro e tra ragazzi e insegnanti. Allora, una volta che abbiamo individuato il problema, possiamo darci l'obiettivo di intervenire. E allora, se l'obiettivo riguarda i rapporti tra insegnanti e ragazzi, vedete che prende una configurazione diversa dal fatto che individuiamo il problema come dei ragazzi e allora l'obiettivo sono i ragazzi o i comportamenti dei ragazzi, il bullismo e tutte queste cose, no? E quindi si interviene sul bullismo come se il bullismo fosse un problema dei ragazzi. Diciamo, gli obiettivi sono importanti perché anche la collaborazione di cui voi avete parlato ieri viene rinforzata dagli obiettivi che vanno continuamente rirappresentati. Se, diciamo, si perde l'obiettivo, si rischia che il gruppo, che la formazione sociale che abbiamo costituito, si appoggi solo sulle relazioni. E se si appoggia sulle relazioni, ai ai ai, perché vengono fuori tutti i dissidi, le simpatie, le antipatie, le alleanze, i distacchi, gli avvicinamenti di alcuni con altri o contro altri. Per andare avanti insieme, nella convivenza abbiamo bisogno di condividere degli obiettivi e questi obiettivi vanno continuamente rirappresentati rispetto ai problemi che ci proponiamo di affrontare. Questo
questa rirappresentazione degli obiettivi, guardate che è cruciale. Non basta stare insieme, lo si sta insieme se si vede il per, il perché, il senso. Il senso. Il senso è materializzato dagli obiettivi. Nella collaborazione, ancora due minuti, abbiamo la necessità di interagire con più attori sociali, di cui alcuni è importante anche che siano più competenti di altri. Ma che cos'è la competenza? E quindi la professionalità. Certo, non è il titolo di studio. Certo, non è la collocazione che ti dà l'etichetta professionale. Guardate, questo, con tanti anni che ho alle spalle, anche con un'analisi personale, col lavoro clinico che ho fatto, mi posso dire che c'è qualcuno che si definisce psicologo e psicologo clinico che non lo è per niente sul piano dell'intervento professionale adeguato. E qui anche spesso le persone, le famiglie, la gente non è attrezzata per rendersi conto, come nei confronti dei medici. Oggi abbiamo una situazione tale per cui abbiamo tanti medici, ma i medici competenti? Punto interrogativo. Avremo così tanta necessità di avere medici competenti a livello territoriale, come possono essere i famosi medici condotti o medici di famiglia. Abbiamo una enorme necessità di avere figure professionali competenti in questo modo. Ma i medici condotti sono i meno professionalizzati, sono i meno specializzati, sono quelli che contano meno. Perché quello che conta è l'alta specializzazione. Allora, quello che vi dico, nelle interazioni che ci possono portare a costruire delle convivenze significative, accettabili, possibili e soddisfacenti, abbiamo la necessità di avere dei professionisti, ma dei professionisti che siano competenti, non tanto per specializzazioni, ma che siano competenti su due fronti, che sono due. Una è quella che vi ho detto del rappresentare gli obiettivi e l'altra è quella della connessione, che siano specialisti, professionisti competenti nel connettere, assistenti sociali che siano competenti nel connettere situazioni individuali con situazioni sociali, che siano competenti nel connettere deficit, difficoltà, sofferenze con risorse presenti o potenziali. E così operatori culturali che siano competenti nel connettere saperi costituiti e saperi emergenti, saperi che provengono da una generazione e provengono da un'altra. E quindi qui finisco con l'importanza della competenza nel leggere. Leggere, guardate, è una parola che rimanda al latino scegliere. Quindi leggere vuol dire entrare in contatto con dei saperi costituiti o dei saperi emergenti, leggendo, scegliendo. E scegliere vuol dire impegnarsi soggettivamente, mettere se stessi in quello che si legge. Perché è questo che ci permette di apprendere. È questo che ci dà interiormente senso e significato rispetto a quello che andiamo cercando. E quindi questo, diciamo, questo leggere, detto in altro modo, significa chiedersi continuamente perché.
anche aprire le nostre letture, che sono letture dei libri, ma anche letture della realtà, letture di esperienze, e chiederci continuamente perché. E questo è difficile, sapete perché? Perché è difficile chiedersi perché? Perché ci ferma. La domanda perché ci obbliga a fermarci. E noi invece dalla cultura generale siamo portati a fare in fretta, a fare subito. Avere il problema e avere subito la risoluzione. Se no, non siamo efficienti, e non siamo efficienti, non siamo neanche apprezzati come operatori, ma anche come volontari, ma anche come persone che producono. Se non produciamo in fretta, siamo poco produttivi. E questo, guardate, è incredibile come questa impostazione funzioni nei servizi e abbassi la qualità della produzione dei servizi stessi, sanitari e sociali. Una visita medica che è fatta senza chiedersi perché, è una visita che chiederà continui ritorni, continue ripetizioni, continue insoddisfazioni da parte dei pazienti e dei loro familiari e così. Eppure, siccome i medici devono stare entro quell'orario, penso alle ginecologhe dei consultori, piuttosto che a dei pediatri di base e così via, non ci si chiede perché. Si fa la prescrizione senza chiedersi perché. Allora, ho messo insieme un po' tante cose, ma è per dirvi l'importanza del leggere, leggere i libri, leggere le situazioni. In fondo i libri sono degli artefatti culturali molto significativi, soprattutto se restano nel tempo, vuol dire che hanno una consistenza notevole. Allora, è importante leggere i libri, leggere la realtà con degli interrogativi, vuol dire con delle soste che ci aiutano a pensare e quindi a costruire anche dentro di noi degli apprendimenti che ci portano a costruire delle convivenze possibili e quindi a fare comunità anche in tempi di distanziamento. Ho finito, grazie.